Gentili telespettatori di Cilento Channel, sono onoratissimo e direi anche emozionato di presentare in questa puntata tutti i ragazzi della New Basket Agropoli insieme a coach Franco Lepre. Manca davvero una partita per capire se riusciremo ad andare nella Final Four, ma sentiamo direttamente dalla voce della mente della squadra, insomma, com'è il morale. No, è abbastanza alto, abbastanza alto. Diciamo, il fatto che si gioca subito riesce a darci già una carica immediata per quello che sarà la partita di domenica. Quindi poi sono partite in cui le motivazioni si trovano da sole, quindi non c'è manco bisogno di parlare con i ragazzi. Come stanno i ragazzi, soprattutto gli ultimi infortuni, coach? No, bene, non ci sono infortunati. Leggiamola così, loro sanno che da stasera in poi zero infortuni, zero problemi, quindi staremo al 100%, dobbiamo essere al 100% per forza. Priorità vincere per accedere alla Final Four, perché le altre squadre insomma non sono tanto facili da affrontare, soprattutto con i risultati incrociati, insomma un po' difficile fare dei calcoli. Sì, diciamo non facciamo calcoli come non abbiamo fatto fino ad ora, però dicevo prima ai ragazzi, noi vogliamo vincere questa partita perché per noi stessi in primis, per la società, per gli sforzi che ha fatto, e poi secondo me questo gruppo si merita i playoff perché è un gruppo straordinario, ha fatto di tutto per arrivare qua e essere vivi fino ad ora, quindi secondo me è un giusto premio al lavoro fatto fino ad ora. Coach, che cosa non è andato bene a Ischia nonostante la sua grande forza, però gli ultimi 5 minuti insomma c'è rammarico per questa partita? Ah, sicuramente, diciamo che abbiamo condotto la gara per 35-36 minuti, poi una serie di situazioni nostre in attacco, un blackout nostro in attacco ha coinciso con dei canestri importanti loro, hanno scavato con quei 6-8 punti di distacco che poi hanno gestito fino alla fine, quindi è una squadra che non va lasciata mai giocare libera come noi abbiamo fatto in quei 3-4 minuti. Siamo stati poco lucidi e poco attenti in alcune situazioni, però ci sta, loro sono una grandissima squadra, noi abbiamo dimostrato che possiamo stare in partita con loro, se li ritroveremo nei playoff come spero e come ci auguriamo tutti quanti, sarà una partita diversa sicuramente, la gestiremo in modo diverso. Ecco, cambierà qualcosa sicuramente domenica, io ne sono sicuro. Qual è il messaggio che vogliamo dare ai nostri telespettatori che, ricordiamo, ci seguiranno alle ore 18 domenica prossima? No, il messaggio è niente, che Agropoli è una squadra di pallacanestro, secondo me, tra le migliori che ha avuto negli ultimi anni, perché è fatta di ragazzi che giocano per la maglia, realmente giocano per la maglia, questi ragazzi non giocano per soldi e ve lo posso garantire io, quindi questo è un grande merito che va a loro. E stare qua ancora a maggio inoltrato, quasi a giugno, a sudare per la maglia, dobbiamo solo dire grazie a questi ragazzi, quindi per noi vogliamo e dobbiamo vincere, ma come andrà, un grazie forte forte a questi ragazzi che sono straordinari. Infatti io chiudo davvero elogiandoli perché ci hanno fatto sognare fino ad oggi e sono sicuro che continueranno. Grazie a tutti.